Buongiorno, andiamo avanti con il nostro gotico internazionale. Allora, gli esponenti principali, abbiamo detto ieri, sono principalmente due, Gentile da Fabriano e Pisanello. Partiamo da Gentile da Fabriano, del quale vedremo un'opera soltanto. Il gotico internazionale sarà un modulino breve breve. Allora, innanzitutto, quello che vi ho scritto, Gentile da Fabriano nasce ad Ancona nel 1370. In provincia d'Ancona, nel 1370, appunto, Fabriano, che è famosa anche per la carta, probabilmente la conoscete, e muore a Roma nel 1427. Viaggiò abbastanza, sappiamo che si spostò dalle Marche in Lombardia, dove lavorò ad esempio a Pavia e poi lavorerà anche a Venezia, per poi concludere appunto la sua vita a Roma. Di Gentile da Fabriano guardiamo un dipinto molto molto importante che si trova agli Uffizi, spero l'anno prossimo che a voi vi tocchi andare agli Uffizi, visto che quest'anno insomma è tutto bloccato, e è un'Adorazione dei Magi. Siamo, vedete, nel 1426, quindi come vi dicevo siamo già in un'epoca in cui altri pittori, altri artisti hanno già iniziato il Rinascimento, però ce ne sono altri, soprattutto nel nord Italia, che continuano a lavorare con questo stile particolare. L'Adorazione dei Magi la conosciamo tutti, intanto ve lo metto, cioè, ovvero è il momento in cui i magi vanno a trovare Gesù. Come mai questo tema? Questo tema venne commissionato a Gentile da Fabriano da uno dei più importanti mercanti fiorentini del tempo, un personaggio molto, molto ricco, che si chiama, questo nome è stranissimo, Palla Strozzi. Palla è il nome e Strozzi è il cognome. Ora, magari il nome non vi dice nulla, ma il cognome Strozzi sicuramente invece sì, è una delle famiglie più importanti, è stata una delle famiglie più importanti di Firenze ancora oggi, no? Cioè, il famosissimo Palazzo Strozzi, dove ci sono le mostre più importanti che si tengono a Firenze. Come mai viene commissionata questa tavola a Gentile da Fabriano? Perché la volevano mettere nella cappella di famiglia, questo ormai l'abbiamo imparato, nella chiesa di Santa Trinita, una chiesa che noi abbiamo già nominato anche per Cimabue. Ecco, la tavola è questa. Cerco di spostare, vediamo se mi riesce, inquadratura. No, rimane così. Comunque, vabbè, mi sembra che riusciate a vedere anche questa parte finale. Quindi fondamentalmente è una grande tavola con questa cornice, vedete, molto molto elaborata, formata da una tavola centrale e poi da una parte sottostante che si chiama predella. Questo non l'abbiamo mai trovato perché non è semplice trovare queste tavole composte, che hanno un nome che conosciamo già, ovvero polittici, integre. Infatti non è proprio così. Vorrei proprio partire dal basso, vorrei che vi appuntaste questa cosa, quindi la parte più bassa del polittico, che ha questo formato orizzontale, si chiama predella e di solito è formata da due, tre tavole di formato orizzontale. Sono una, due e tre, che narrano degli episodi che possono essere o precedenti a quello narrato nella tavola centrale oppure successivi, a volte anche misti. Infatti, ad esempio, qui nella predella abbiamo un po' di tutto. Abbiamo una natività, quindi di nuovo una nascita di Gesù. Al centro la fuga in Egitto, cioè quando Giuseppe, Maria e il bambino sono costretti a fuggire in Egitto, e poi la presentazione al tempio del bambino. Anche questo è un tema che abbiamo già visto, ad esempio, nei pulpiti, vi ricordate in Nicola Pisano? Quindi episodi della vita di Gesù che sono in realtà in parte antecedenti, uno antecedente un altro, e gli altri successivi alla tavola centrale. Una curiosità è appunto che questa tavola finale, cioè quella della presentazione al tempio, è una copia perché l'originale venne staccato e probabilmente venduto separatamente fino a che non è finito al Louvre. E il Louvre, come spesso succede, l'abbiamo imparato, se lo tiene, non è che l'ha ridato
all'Uffizi per completare la tavola. Quindi il Louvre ha questo pezzettino da solo e questa è una copia, questo pezzettino qui. Ovviamente noi non parliamo dei dipinti della predella, ma della tavola centrale. Però prima di iniziare a parlare della tavola centrale, vi volevo far notare appunto questa cornice bellissima, super lavorata, e questo è tipico del gotico internazionale. E guardate come la cornice sembra un'architettura gotica. Guardate queste punte, che sembrano delle guglie, dei pinnacoli che si alzano con tutte queste decorazioni come se si innalzassero, no, verso l'alto. Mi viene proprio in mente qui l'espressione flamboyant, no, che abbiamo detto l'altra volta, cioè fiammeggiante. Queste sembrano davvero delle fiamme che si alzano verso il cielo. Che cosa abbiamo in questa cornice? Abbiamo dei medaglioni con Cristo al centro. Qui abbiamo l'angelo annunciante, cioè quello dell'Annunciazione che porta il messaggio a Maria, e qui abbiamo la Vergine annunziata seduta su una sedia con un librino in mano. Non ho gli ingrandimenti, quindi più di tanto non lo potete vedere, però è questo. E poi circondati da altre figure, vedete che sono angeli e profeti. Poi abbiamo tre archi a tutto sesto, vedete che chiudono la parte superiore della tavola, e poi bellissime queste colonne ai lati che sembrano dei pilastri compositi all'interno dei quali c'è della pittura, vedete, continua la tavola e ci sono dei fiorellini, non so se lo vedete, le fiorelline, le piantine. Addirittura Gentile da Fabriano dipinge 36 specie floreali diverse, quando si diceva, no, l'attenzione per la natura. Non sono fiori fatti a caso, piantine fatte a caso, no, no, sono proprio riconoscibili e gli studiosi ne hanno contati 36. Bene, andiamo alla tavola. Ovviamente la scena principale è davanti a noi. Abbiamo Maria con delle ancelle, Giuseppe, Gesù bambino in braccio, i tre magi, vedete, che portano i doni. Una scena che abbiamo già visto, ad esempio, in Giovanni Pisano. Il primo è inginocchiato, gli altri due, questo è semi inginocchiato, questo è in piedi. E poi qui vediamo la grotta con il bue e l'asinello. Qui c'è una specie di struttura che sembra quasi un palazzo, una casa con una tettoia, che in realtà non c'è nel testo biblico, perché appunto il tutto avviene in questa grotta capanna, però siamo nel gotico internazionale e quindi tutto cambia. E già da questa prima scena vediamo i cambiamenti, cioè innanzitutto le ancelle che sono delle donne raffinate con addirittura uno scialle, guardate che cade fino a terra, guardate, bellissime queste pieghe che ci ricordano la raffinatezza della pittura senese. I magi stessi sono proprio dei ricchi re, cioè come dovevano essere, i re magi erano re che venivano dall'Oriente, che si chiamavano magi perché si dice che avessero anche appunto dei poteri magici. E sono vestiti in maniera sfarzosa, guardate che bellissime stoffe, lavorate d'oro, c'è una profusione, cosa vuol dire una profusione? Un utilizzo enorme del colore oro, che li fanno spiccare proprio come dei ricchissimi signori. La cosa bella però è che questi magi non sono solo qua, ma arrivano qua tramite un percorso. E qui Gentile da Fabriano sembra proprio guardare, vi ricordate, a Giovanni Pisano che fa la stessa cosa nel pulpito della cattedrale di Pisa, in quella scena che abbiamo visto, ovvero si parte da qua. Non ho gli ingrandimenti di tutte le lunette, quindi vi dovete fidare di quello che vi dico. Si parte da qua e vediamo i magi che partono, qui c'è un gruppo di persone, partono per questo viaggio e fanno questo percorso fino ad arrivare qua. Qua abbiamo il secondo step, questi sono i tre magi, si vedono le aureoline 1, 2, 3, che stanno, vedete, con un corteo entrando in una città. Poi li ritroviamo a destra, sono qua, come se continuassero questo lunghissimo viaggio, anche qua vediamo una specie di castello fortificato, e poi, non sappiamo da dove sono passati, ce lo dobbiamo immaginare questo percorso, sono scesi, di qua, insieme a questo corteo, e sono arrivati appunto davanti alla Sacra Famiglia. Quindi in tutto i magi vengono rappresentati da Gentile da Fabriano quattro volte. Vediamo
Mentre, ad esempio, in Giovanni Pisano, se non mi sbaglio, erano 3 volte, eh? Quindi 4 volte a indicare una narrazione, un percorso. Allora, aspettate un attimo che volevo, ecco, farvi vedere l'ingrandimento e poi volevo premere. Ecco, non vedevo più il pulsantino, eh? Questo è l'ingrandimento, guardate che bellezza, eh? In quella lunetta centrale si vedono i magi con un corteo che stanno entrando in una città fortificata, circondata, vedete, dalla campagna, quindi guardate dai campi arati, avete tutte le righine del campo, bellissimo, eh? E che cosa succede? Andiamo un attimo indietro. Al centro, tra tutti questi personaggi dettagliatissimi, abbiamo un personaggio particolare che è questo, la faccio vedere l'ingrandimento, questo, che è proprio il nostro committente, Pallastrozzi, con accanto il figlio, che è questo, che tiene un cavallo. Vedete anche qui l'interesse per gli animali, come dicevamo, abbiamo questo cavallo bianco, quest'altro cavallo messo in diagonale e un cane. Qui, è la prima volta che vediamo questi animali così dettagliati, così curati, i paramenti, tutte le rifiniture, anche se però vi ricordate i cavalli li abbiamo sempre trovati anche nell'adorazione di Nicola Pisano perché sono il mezzo con cui loro arrivano. Abbiamo trovato anche i cammelli, vi ricordate in Giovanni Pisano? Oh, vi faccio vedere l'ingrandimento del committente. Eccolo qui, questo è il committente Pallastrozzi, questo è il figlio che porta la spada e vedete cosa Pallastrozzi in mano ha un falcone. Perché usava molto a quel tempo che i signori avessero i falconi per la caccia, proprio i falchi. Questa è una cosa particolare, non è la prima volta, no, che vediamo il committente inserito in un dipinto, l'abbiamo visto anche recentissimamente in Enrico Scrovegni. Vi ricordate Scrovegni che si fa rappresentare nella Cappella degli Scrovegni di Giotto, dove c'è il giudizio universale, ovviamente dalla parte dei beati, inginocchiato, mentre vi ricordate dona il modellino della cappella alla Vergine. Qua non c'è una motivazione religiosa, qua c'è una motivazione privata, cioè Pallastrozzi chiede a Gentile da Fabriano di essere inserito nel corteo dei magi. Quindi abbiamo un vero e proprio ritratto del committente che si fa mettere nel dipinto e questa è una delle prime volte che troveremo una cosa del genere, ma poi continuerà, eh? Come se il committente volesse lasciare una propria impronta nel dipinto. Oh, questo è un altro particolare, questo è il cavallo tenuto dal figlio di Pallastrozzi, questa è la folla dietro. Guardate quanti animali, a parte i cavalli, guardate bellissimi tutti questi cavalli. Poi abbiamo addirittura un leopardo, a macchie, vedete? Perché Gentile da Fabriano si immagina questi re che vengono con questo corteo dall'Oriente e quindi si portano dietro anche animali esotici, particolari. Abbiamo altri uccelli, qui abbiamo una specie di pantera addirittura, eh? Quindi Gentile da Fabriano si sbizzarrisce con tutti questi animali. Vedete, gli animali non sono fermi, immobili, ma il cavallo nitrisce, questo si gira quasi infastidito da qualcosa. E gli stessi personaggi sono molto dinamici, non sono, diciamo, impietriti come siamo abituati a guardare, e molto molto dettagliati nei particolari. Guardate bene anche le espressioni di questi personaggi. Guardate i finimenti, dei cavalli, come sono curati. Guardate qua la sella, guardate qua tutte le rifiniture d'oro di queste cinghie. E questo è l'ingrandimento della Sacra Famiglia, dove, guardate, bellissima quest'ancella, la veste di quest'ancella, altro che ancelle povere, semplici, che abbiamo visto anche ad esempio in Giovanni Pisano. Guardate che questo bellissimo scialle double face, si direbbe oggi, no? C'è cioè, da una parte dorato e dall'altra blu, stupendo, eh? Guardate bello anche il mantello della Vergine, questo blu lapislazzolo, non so se lo riconoscete, eh? Questo azzurro accesissimo che è proprio quello che aveva usato Giotto nella Cappella Scrovegni. Bene, è questa parte qua. Quindi vedete la differenza, cioè si tratta di una tavola, torno indietro, dove tutto è estremamente prezioso, cioè è vero che è
una tavola sacra, ma è come se fosse quasi laica, eh?